Salve care amiche ed amici, eccomi di nuovo qua, il vostro Sant'Enchan, per una breve ed estemporanea chiacchierata, un'altra sul tema del giorno. Non farò gli stacchi perché sto con la filmatrice Verio. Il tema del giorno sarà il ritornello degli ultimi mesi, forse degli ultimi anni. Il mantra preferito dagli economisti europei, da quei burocrati, funzionari, amministratori, delegati, non si sa da chi, che stanno lì magari da molti anni, da tutta la vita, che nessuno ha mai votato. Quei funzionari e burocrati, esecutivi, economici, che durano più dei politici. A volte ci sembra che i nostri politici, i politici europei, durino troppo in carica, questi in pratica li superano. E stanno discutendo sul fatto se la Grecia deve uscire o no dall'Europa. Va bene che per molti greci critici si dovrebbe discutere se l'Europa dovesse uscire o no dalla Grecia. Fatto sta che sia l'Europa a uscire dalla Grecia o la Grecia a uscire dall'Europa è questione di questi ultimi giorni, che la Merkel e altri non riescono a trovare accordi col nuovo premier greco e quindi che prospettino l'idea che la Grecia sia isolata o estromessa dall'Europa. Questo rivelerebbe o un fallimento politico dell'Unione Europea o un trionfo politico delle banche europee e della BCE, Banca Centrale Europea, perché sembrano tutte delle misure adottate dai banchieri o dai bancari, dagli interessi delle banche. Come possiamo estromettere, certo, non dall'Europa ma dall'Unione Economica Europea, un paese così importante come la Grecia, che ha dato illustri alla cultura occidentale? Beh, solo un banchiere se lo può, un bancario, banchiere credo, se lo può porre come proposizione. Accendo la luce, forse è meglio. Solo un banchiere che non ha una politica sociale ma di lucro può pensare a cacciare via da un'unione economica la Grecia. Che unione economica europea sarebbe? Sarebbero come gli Stati Uniti senza Stati Uniti. Però vabbè, è il mondo che ci tocca vivere, è l'Europa che ci tocca vivere, sempre più disumanizzata. Mentre hanno perso tanto tempo nello stabilire che diametro dovevano avere le telline, le cozze e le vongole per essere vendute, e che magari è un diametro di 1-2 mm inferiore quello che le cozze, le telline e le vongole che si vendono a Napoli o in Sicilia, per cui le normative italiane si devono adeguare. Per millenni abbiamo venduto cozze mitilli di 8 mm, adesso devono essere di 11,5. E quindi molti hanno perso il lavoro perché da noi ci sono specie di mitilli che sono piccoli così, che ci possiamo fare. Arrivano alla vita adulta a quelle dimensioni. Per quanto riguarda il tarocco di Sicilia, non si può vendere succo di tarocco italiano, ma poi si può comprare succo di frutta che viene da Jaffa e dice tarocco. Non si capisce perché il tarocco italiano non è tarocco. Abbiamo perso competitività nella rappresentazione dei nostri prodotti, o addirittura molte volte i nostri prodotti non li possiamo vendere all'estero perché lo decide la BCE, lo decidono tutti gli organi europei che fanno gli interessi di industrie tedesche e francesi. Quindi questa Unione Economica Europea, perché molti mi dicono dell'Unione Europea, no, a parte che non hanno inventato l'Europa, l'Europa è sempre esistita politicamente anche parlando, ci sono state varie unioni politiche europee,
questa Unione Europea è un'unione economica, un'unione delle banche europee, non è rappresentativa della cultura europea. Anzi, come si muovono questi 12 rappresentanti europei, che contano più degli altri, perché in pratica dovrebbero essere 26-27 stati europei, però gli altri non contano niente. Rappresentano le lobby delle banche e delle industrie, le lobby concentrate, e quindi loro faranno sempre gli interessi delle banche più influenti e delle industrie più potenti. Quindi vengono a scassarci i marroni a noi, decidendo quali talline dobbiamo vendere, quando da millenni ne abbiamo pescate di più piccole, che non si estinguono. E invece non hanno discusso nulla della Grecia, che l'hanno abbandonata. Poi leggo in internet che, con tutto l'oro che ha, e le SPA, le società per azioni, le società anonime, il Vaticano, si potrebbe sfamare il mondo due volte. Allora dico, perché il Vaticano non ha aiutato la Grecia? Perché ci sarà un taglio? Ma non perché ho voluto fare un taglio, se no perché la memoria della mia Evelio di 16 megabit, no, 16 gigabit, i dischi rigidi che c'ha, era satura, perché non ho mai cancellato i video che ho fatto in precedenza. Adesso ne ho dovuti cancellare un bel po', e avevo una lista, avevo tre liste di video, cioè nello screenshot. E quindi saranno stati 45 video che ho dovuto cancellare, una cosa del genere. Però riprendiamo. Perché la Germania non ha aiutato la Grecia e l'ha lasciato fallire? Perché nessun paese europeo si è mosso quando i grechi si sono indebitati chiedendo dei prestiti a noi europei? Molti europei hanno continuato a fare negozi, hanno continuato a commerciare con la Grecia, proprio perché la Grecia si indebitava. Quindi si sapeva del debito greco. Anzi, organizzazioni interne venivano denunciando le alterazioni di bilancio greche e le malefatte greche. Quindi ci conveniva fare gli ignorri per continuare a prestargli denaro che spendevano con noi. O con i tedeschi e i francesi, vedi sommergibili nucleari, vedi aerei, che sono tutte cose che gli servono, a parte che stanno ancora in costruzione, come i cantieri nel sud Italia. Però certo che un sommergibile nucleare enorme come il Minsk gli serve ai greci, gli serve ai greci, perché così, invece di pagare il debito, fanno una guerra nucleare contro l'Europa, cosa impossibile, perché a parte non avere ancora i marinai addestrati per comandarlo, poi con un solo sommergibile e un solo siluro voglio vedere che vanno a fare. Certo che la Grecia con il nucleare non sarebbe per nulla un pericolo nucleare, perché a chi va a fare guerra? Ci avrebbe l'esercito morto di fame. Comunque è una vergogna che si cacci via la Grecia, che si trova in questi frangenti proprio grazie ai suoi soci europei, che hanno guadagnato dal suo debito, se non tutti, perché noi italiani siamo fessi, almeno i francesi e i tedeschi sì, e anche gli inglesi, i britannici, che poi gli scozzesi si volevano disgiungere dall'Inghilterra con i gallesi e non ci sono riusciti. Però che dire, mi fa pensare queste strategie dell'Unione Europea, Unione Economica Europea, perché si dice sempre Unione Europea, UE, invece è un'Unione Economica Europea, perché di politico non c'è nulla. La Francia ha iniziato, anzi ha sempre respinto le persone che, risiedendo in Italia, hanno diritto di chiedere asilo politico nei paesi europei, perché se sono accolte dall'Italia
hanno diritto poi ad andare in qualsiasi paese dell'Unione Europea. Però non soltanto i francesi non sono cretini che li respingono, ma anche gli ungheresi, i polacchi, gli sloveni, i serbi, i bosniaci, i tedeschi, faranno pareti, recinzioni, rinforzeranno i confini, metteranno delle prefetture armate, metteranno, dispiegheranno gli eserciti. Tutti possono permettersi di respingere l'immigrante africano, anche se è rifugiato politico, perché poi dicono che indagheranno, ma non riusciranno a indagare niente, perché la gente va indocumentata per non essere respinta. Italia ne respinge 200.000, non so se all'anno o al mese, di quelli che si possono respingere, che non scappano, che non stanno clandestini, e nessuno dice niente, nessuno dice che sono delle bestie, che sono incivili, perché fanno rispettare il diritto di accoglienza di uno Stato. Se non stai nelle condizioni di poter ospitare nessuno, o se non vuoi, non li ospiti. Vi ricordate cosa è successo negli anni 90, quando abbiamo dato rifugio ai naufraghi in Italia e poi li abbiamo rimandati in Albania, in Tirana, da dove sono venuti? Che francesi e inglesi e tedeschi ci dicevano: cattivi, discriminate le persone che hanno bisogno di aiuto economico e che sono dei rifugiati politici. E ci venivano a migliaia al giorno dall'Albania, dalla Jugoslavia, negli anni 90, quando cadevano i regimi comunisti. Adesso che ci continuano a venire a migliaia, non soltanto dall'Albania, ma anche dalla Libia, dall'Iraq, da tutte le parti, perché Italia sta nel Mediterraneo, cioè il Mediterraneo è il mare al centro delle terre, no? Mediterraneo, al centro della terra, il mare, no? Mediterraneo. E noi abbiamo la penisola, che è una lingua di terra o uno stivale che scende lungo tutto il Mediterraneo, per cui si vanno a afferrare nelle nostre coste, perché più lontana Francia, la Jugoslavia o la Spagna dal nord dell'Africa. Infatti per quello che tutti vanno a Lampedusa, mica perché è bella Lampedusa. A Malta li respingono e nessuno dice che non sono dei veri cavalieri maltesi, perché non fanno il voto di soccorrere le persone. Loro non intervengono perché dicono che non hanno le risorse per farlo, dobbiamo pensarci noi. Però Lampedusa tracolla, Malta, e non c'è neanche un extracomunitario, perché non fanno anche loro qualcosa i maltesi? Che cosa fanno per non intervenire? Fanno colazione tutti i giorni con il Malto, quelli di Malta? Diamine, non gli dà molto smalto la cosa. Vabbè, però dicevo, ci hanno criticato tutti perché abbiamo rimpatriato migliaia e migliaia di albanesi negli anni 90, forse 10.000 o 200.000. Eravamo disumani perché li abbiamo chiusi negli stadio. Eravamo disumani perché gli abbiamo dato cibo e vestiti e servizio igienico prima di rimpatriarli in Albania. Era tutta gente criminale e schedata nei migliori dei casi, perché loro si sono svuotati le carceri. Eravamo criminali, no? Adesso i francesi che fanno? Che noi gli diamo in Italia ospitalità come gliel'abbiamo dato negli anni 90 agli albanesi che venivano? Gli diamo mangiare, rifugio, vestiti? Poi loro si vogliono muovere verso la Francia, non è che li incentiviamo noi. E loro a Ventimiglia chiudono le frontiere, che del resto non è neanche una chiusura ufficiale. Si mettono lì a fare sbarramento, ma non hanno dichiarato che chiudono la frontiera. Fanno dell'ostruzionismo, non è una chiusura della frontiera vera. Non li fanno passare, si oppongono, però non c'è nessuna misura restrittiva concreta. Fanno passare a discrezione chi vogliono. E questi extracomunitari devono dormire negli scogli, nelle rocce, che se li può portare via l'alta marea di notte, al freddo, nelle rocce, dormire negli scogli, nelle spiagge,
quel trattamento non è disumano, inumanitario, incivile. No, chiudono la frontiera e non assistono i bisognosi. Ma quando l'Italia apriva la frontiera agli albanesi che venivano per soccorrerli, rifugiarli, rifocillarli, vestirli e poi rimpatriarli, dopo che hanno mangiato, che avevano, poverini, sofferto assistenza medica, vaccinati, curati, se avevano malattie li si curavano. Dopo un periodo di permanenza li si rimpatriavano avendo ricevuto assistenza medica, cibo, avevano anche degli hobby, giocavano calcio, mangiavano, facevano colazione, igiene personale, vestiti nuovi, la Caritas gli dava vestiti, gli italiani andavano a donare vestiti per loro. Ecco, poi li rimpatriavamo e eravamo considerati alla stregua di fascisti disumani o di bolscevichi sanguinari che deportavano le persone così, zoom, zoom, zoom. Invece adesso i francesi discrezionalmente chiudono le frontiere, perché non è una chiusura vera, e li fanno dormire al coccio, sugli scogli, in mezzo all'acqua, senza cibo, senza servizi igienici, perché tanto dormono nelle spiagge, nelle rocce della parte italiana, non francese. E quindi anche le condizioni di insalubrità di questi migranti, che avendo risieduto in Italia hanno il diritto di andare in qualsiasi paese dell'Unione Europea. Quindi Schengen vale solo per l'Italia, non per la Francia o la Germania che ne sono stati firmatari. E quindi non è un'Unione Europea questa, già in partenza. Che Grecia esca o no dall'Unione Economica Europea cambia poco, perché l'Unione si deve fare soprattutto politicamente parlando, ma quando si tratta di cedere sovrania monetaria, quando si tratta di cedere sovrania politica, quando si tratta di perdere sovrania amministrativa, quando si tratta di perdere sovrania burocratica, quando si tratta di perdere sovrania nella strategia industriale e commerciale, perché loro ti devono dire quello che puoi commercializzare o no, quando e dove, quando si tratta di perdere sovrania da parte della cittadinanza nella politica reale del paese, allora questo vale per l'Italia, per la Spagna, per la Grecia, forse per la Germania dell'Est, forse per i nuovi paesi che entrano dell'Est europeo come Polonia, eccetera. Loro sì devono perdere tutte queste cose. Quando si tratta di Francia, Germania, Inghilterra, Belgio, Olanda, Svezia, Svizzera, Malta, no, loro non perdono sovrania monetaria, loro non perdono sovrania industriale, loro non perdono sovrania politica nella politica interna ed esterna, loro non perdono sovrania in niente. Ti sembra giusto? O l'Europa si dividerà in serie A e serie B, o l'Unione Europea rimarrà ancora Germania e Francia, i primi fondatori. Che mi sembra che all'inizio Italia non c'era, non c'era Spagna, non c'era nessuno, c'era i vincitori della seconda guerra mondiale, poi hanno incorporato la Germania occidentale perché se no cadeva a mano ai sovietici. Quindi c'era nel primo modello di Unione Europea Germania occidentale, Inghilterra, Germania occidentale per una logica anticomunista, Inghilterra, Francia, non so quale, erano 5. Quindi si contrarrà di nuovo l'Unione Europea politicamente parlando a un gruppo di 5, e poi ci sarà un gruppo più allargato solo dell'Unione Economica Europea, ed alla fine tutti gli altri fuori, incluso i nuovi entrati che stanno pagando con tanti sacrifici per entrare nel club europeo, i paesi dell'est europeo, rimarranno dentro o li escluderanno prima o poi, quando il loro tenore di vita farà scendere gli interessi speculativi dei paesi centrali europei, perché loro pagano per entrare, però poi vogliono dei benefici, allora devi elargirgli quei benefici e li perdi tu,
siccome la Grecia non gli hanno mai dato nessun beneficio, dubito che Polonia, Ungheria, Romania e questi paesi qua ricevano molti benefici dallo stare in Europa. Riceveranno finanziamenti che però andranno alle industrie tedesche, francesi, inglesi e con il TIF statunitensi, che vanno a sfruttare la manodopera nei paesi dell'Europa dell'Est, inclusa la Germania dell'Est, che dall'unificazione che ci guadagnano gli industriali della Germania dell'Ovest, perché dicono che i sovietici non avevano la cultura del lavoro e certo ci avevano il posto garantito dal partito, guadagnavano 100 dollari al mese e pagavano tutte le loro spese, quindi non c'era competitività lavorale. Competitività lavorale significa che puoi rimanere fuori dal mercato del lavoro. Per i sovietici era una barbarie, per noi capitalisti è sempre stato così. Guarda la marginalità in Italia come è aumentata. Quella è cultura del lavoro. Invece in cultura del lavoro è voler dare lavoro a tutti. Non si può. Lo Stato si deve restringere. Quindi questo Stato europeo in mano alle banche sarà uno Stato sempre più piccolo, che interviene sempre meno, con sempre più paesi che escono fuori, ma anche più popolazioni marginali all'interno dei paesi centrali, che sono i più dominanti. Ci sarebbero tante, ma tante, ma tante cose da dire, ma sono vecchie, vecchie come il mondo, e mi sembrerebbe di essere ripetitivo. Non so, io ho tante fotocopie dell'università, di opere che potrebbero essere interessanti in merito, però non saprei da dove iniziare. Io volevo a caldo fare un commentario su questa crisi ellenica. Poi a bloccarmi è stata anche la filmatrice che ci aveva i dischi rigidi pieni. Non so se sono dei veri dischi rigidi oppure dicono che sono dei dischi rigidi, ma sono delle memorie RAM che fungono da dischi rigidi per impostazione. Beh, è che io non posso più utilizzare il software dell'Everio perché è troppo lento per fare il backup. E poi tutto il sistema di cartelle che crea. Allora attacco all'USB la camera, la filmatrice, e semplicemente copio e appiccico l'ultimo filmato. Non faccio taglio e appiccico perché ho paura che nel processo, se qualcosa va storto, perdo il video. Allora lo copio dalla filmatrice, poi mi scordo di cancellarlo. Perché io anche dal tablet una volta ho fatto taglia e appiccica, è venuto male qualcosa e io sto come una loco a parlare 30 minuti, e l'ultima volta 40 minuti, che mi è andata bene l'ultimo filmato, però se faccio taglia e appiccica, se salta la luce e va qualcosa male, il filmato rimane in mezzo al cammino e non si copia bene, perché non è che si chiude lì dove si è copiato, perché sarebbe bello comunque. Almeno te ne salvi metà del filmato o un quarto. C'è un editore di video che ho che, se tu interrompi il processo, salva il video lì dove l'hai interrotto, mentre altri editori di video, se tu interrompi il processo, il video non si può più aprire che ha creato. Quindi dicevo, mi ha interrotto la camera perché la filmatrice, perché ha finito il disco rigido, ho dovuto cancellare molti archivi. E adesso, parlando questo della Grecia che esce fuori dall'Unione Europea, però badate bene, l'Unione Economica Europea, non è che si spostano, escono dall'Europa e vanno vicino il Burundi, ma qua è che metà Europa vuole che concettualmente l'altra metà stia vicino al Burundi per sfruttarci meglio. Ci abbiamo un'esperienza manifatturiera e artigianale enorme in Italia e tanta marginalità, tanti disoccupati fra gli artigiani, capisci? Quindi alla fine questo divario fra paesi europei gli serve agli industriali tedeschi e francesi, che verranno a fare incetta di manodopera di maestranza italiana. In Grecia magari non ci vanno, perché storicamente si sa, andavano avanti con il mare e il turismo, altro che industrie.
Infatti stanno peggio di noi, ma noi non stiamo meglio, perché ci vorranno affossare. C'è stata negli anni 90 un'ondata speculativa contro la lira, che riducevano il valore dei BOT e dei CCT, liquidandoli, comprandone tanti e poi liquidandoli di botto. E adesso vogliono speculare contro il nostro paese per distruggere le imprese artigianali. Poi tutti questi artigiani nella strada che faranno? Dovranno lavorare a cotimo e come precari per aziende francesi e tedesche, perché per quello loro non vogliono dare lavoro agli extracomunitari che non hanno nessuna formazione. Loro vogliono dare lavoro agli italiani, come era negli anni 50. Avete visto il film di Nino Manfredi, credo, Pane e cioccolato? Andavano i nostri migliori artigiani a lavorare per Pane e cioccolato in Svizzera, a fare i cucù. Loro vogliono sfruttare noi italiani, non gli extracomunitari che magari non sanno fare nulla di quello che interessa a francesi, inglesi e tedeschi. Loro vogliono i nostri artigiani. Ecco perché l'Unione Europea ha voluto che il nostro paese, già dagli anni 80 e 90, varasse delle leggi e delle normative per la desestabilizzazione lavorativa, cioè contro l'articolo 18, che varasse norme e leggi per la precarizzazione del lavoro, con il precariato, che in pratica puoi dare lavoro a qualcuno e come già facevano nelle catene di fast food, non dico il nome ma a voi vi sarà venuto in mente qualcuna, ti rinnovano il contratto ogni 3 o 6 mesi, in modo che non ti apportano contributi previdenzionalistici, cioè la pensione, non ti apportano i contributi per la sanità, non ti apportano nulla. Ogni 3 o 6 mesi rinnovi e ti danno il minimo lavorativo, perché non si incrementa mai lo stipendio o il salario friggendo panini. E quindi se non ti piace te ne vai. E così non soltanto è stato per supermercati e catene di fast food, poi anche le amministrazioni pubbliche hanno iniziato a precarizzare il lavoro, che lo rinnovi ogni 3 o 6 mesi. E questo perché? Per risparmiare gli industriali. Ma poi se gli industriali chiudono, decentralizzano e vanno in Francia o in Germania, qua rimane una cultura in Italia del precariato. Qua in Italia la gente inizia a vendere il proprio lavoro per poco. Quindi poi alla fine ritorneranno gli industriali italiani che se ne sono andati con aziende tedesche a dare lavoro come tedeschi, cittadini tedeschi, a condizioni stracciate. E quindi preferiscono sfruttare la nostra buona manodopera, incluso gli extracomunitari che si sono inseriti nel mondo del lavoro in Italia e lavorano in bianco, sono degli ottimi artigiani. E quindi c'è un colonialismo dei paesi del nord nei paesi del sud, come c'è stato nell'Unione d'Italia il colonialismo delle industrie sabaudie nel sud Italia, che hanno chiuso le industrie del sud. Adesso si ripete la storia con il colonialismo dei paesi del nord Europa nei paesi del sud Europa, Italia compresa, Grecia. Quindi Grecia luogo per turisti però del nord Europa, Italia luogo per la manodopera a basso costo e alto rendimento dei paesi del nord Europa. È quello che vogliono. Non lo avete ancora capito? Perché c'è tanta precarietà? Perché nessuno vara delle norme per difendere il lavoro, ma anzi dicono oggigiorno scordatevi un lavoro stabile, deve essere tutto stagionale e precario. Voi donne italiane ritornerete a essere le mondine che erano le vostre bisnonne, e voi uomini italiani ritornerete a essere gli artigiani e i pastori che erano i vostri bisnonni, nomadi, cercando un lavoro nomade e stagionale e ricevendo il vostro grato sostento quotidiano, un pugno di riso al giorno. Contenti? No, allora dovete andarvela a pigliare in quel posto, vi dicono dal nord Europa, perché allora noi porteremo gli extracomunitari in Italia e lavoreranno loro. Contenti? Perché nel Maghreb e in tutta Africa e in tutta Asia c'è l'ISIS che taglia teste e ci sono datori di lavoro che pagano 10 volte meno della precarietà che noi gli daremo in Italia dal nord Europa.
se nessuno cambia le cose, questa è una realtà. Io spero che il Movimento 5 Stelle non soltanto si possa imporre in Italia, ma anche in Europa, perché questa politica che ho appena accennato formerà anche tanta precarietà nei paesi del nord Europa, fra gli stessi nord europei. C'è molta gioventù che studia in Svezia, ma non ha uscita lavorativa. Non troveranno lavoro nelle università, a meno che non facciano gli imprenditori e le imprenditrici nel sud Europa e nel Mediterraneo. Non riusciranno a trovare lavoro. Come negli Stati Uniti, la precarietà e la dislocazione di industrie ha generato molta disoccupazione. Adesso anche quelli contrari a Obama, se prendono il potere, devono continuare certe politiche populiste e demagogiche di finanziare la disoccupazione, perché più cresce il disavanzo nordamericano, più vanno a produrre in Cina. Più i nordamericani si indebitano con la Cina per comprare i loro stessi prodotti che arrivano dalla Cina, e quindi non possono occupare quella gente, però la devono alimentare, perché altrimenti ci saranno delle rivoluzioni, delle guerre civili. È un sistema corrotto che si distrugge a se stesso. Il capitale, che per Adam Smith era il tesoro delle nazioni, diventa il nemico delle nazioni, perché se i capitalisti vogliono tutelare il capitale, devono dislocare imprese, devono produrre allo straniero, quindi lasciando molta liquidità nello straniero, e poi i nordamericani, per comprare i prodotti, si devono indebitare e quindi devono richiedere altro capitale debito ai cinesi per poter comprare i prodotti di uso quotidiano nordamericani, ma fatti in Cina, che i cinesi non comprano perché sono delle pacchianate. Quindi è un circolo vizioso che va asfissiando l'economia nordamericana. Allora loro che devono fare? Delle guerre per i petrodollari, delle guerre per gli idrocarburi, delle guerre che distruggono la sovranità di stati e nazioni, come quelli del Maghreb, finanziando gruppi terroristici quando paesi come Siria non si piegano alle loro politiche. Poi quei gruppi terroristici escono fuori da Siria, vanno nell'Iraq, vanno nell'Arabia Saudita, negli Emirati Arabi, vanno nel Maghreb, vengono in Europa a mettere bombe, e tutto si ripete, perché per finanziare queste guerre devono fortificare l'industria, ma gli industriali continuano a foraggiare i cinesi producendo i loro prodotti in Cina, gli americani per comprarli si indebitano con i cinesi sostengono il debito interno nordamericano comprando titoli di debito, e quindi anche i cinesi peggiorano il loro debito interno, perché a sostenere il debito cinese delle 5 banche super indebitate ci sono i titoli di debito nordamericani, non denaro fresco. Allora i cinesi vanno a occupare spazi che i nordamericani hanno preferito abbandonare per stare nelle zone del petrolio, che sono Latino America, per esempio. Allora comprano i cinesi, come amparano il debito nordamericano che comprano con il debito cinese, solvendo i debiti dei paesi centro e sud americani. Quindi anche il debito latinoamericano è sovvenzionato dal debito cinese, amparato dal debito nordamericano, che è amparato dal debito europeo, che fra tutti aiutano i paesi a combattere l'ISIS creato da Occidente, che aumentano il loro debito solvendolo con debito russo, cinese, iraniano. Quindi la globalizzazione non passa solo per gli Stati Uniti, c'è una globalizzazione del debito. Quindi i greci si consolino, tutto il mondo si sta grechizzando, prima o poi ci sarà un collasso mondiale, perché debito su debito si finanzia debito, si sostiene debito, si solventa debito. Alla fine, lo sapete voi come si crea una ricchezza? Col debito, non col denaro che hai. Quel denaro che hai, a parte che è uno strumento di credito, perché le banconote non è denaro, le banconote sono uno strumento creditizio, ma il denaro che hai è il debito di qualcun altro. Quindi se io ho un euro in tasca,
perché qualcuno deve un debito alla banca. Se nessuno dovesse nulla alla banca, la banca non potrebbe solventare il mio euro quando lo vado a spendere. Io lo vado a spendere, ma qualcuno dà alla banca. Ecco perché c'è credibilità il mio euro. Se la banca non avesse credibilità perché non dasse credito, allora io do il mio euro e nessuno lo vuole. Più c'è debito, più c'è credito. Però quando tracolla il debito, chi gli dà più credito? Al denaro? Ai soldi? Alla moneta? Chiamala come cavolo vuoi. Nessuno. È successo in Francia dopo la rivoluzione, andate a cercare, che la moneta del sol fallì. Tutti i titoli valevano carta straccia, perché ne hanno messi tanti in circolazione e in poco tempo che non circolava più nulla. C'era deflazione e abbondanza di denaro. La gente preferiva liquidare tutto per beni naturali, piuttosto che vendevano mobili e tutto per avere forme di formaggio, prosciutti, piuttosto che denaro. Vabbè, ma ci sono cose che sono più vecchie del mondo e noi crediamo che succedano oggi. Peccato che non mi sono organizzato, perché c'avevo delle letture da fare, ma siccome, che ve l'ho detto, mesi fa ho ripitturato la stanza, perché già stava, era verdino pallido. Non so se voi, guardando dei filmati, potete vedere com'era il colore di prima. Adesso è un gialliccio intenso, limone. E oh, se guardate i filmati precedenti, se siete arrivati a questo punto mi starete ascoltando, ho riordinato i mobili. Prima quello lì stava nel centro, adesso l'ho messo là. La maggior parte dei libri che stavano lì li ho tolti, li ho messi qui sotto, che c'erano 2 o 3 di questi settori chiusi con lo sportello. C'avevano quaderni, foto. Adesso lì ci sono solo i libri e qualche libro là. E quindi ho cambiato l'ordine di tutti i libri. Qualcuno che devo ancora mettere al suo posto, però ho cambiato tutto l'ordine dei libri, nessuno sta come stava prima, e quindi non riesco a trovare a volte dei libri, perché è tutto stralunato, tutto sotto sopra. A volte uno, stando anni con i libri collocati in un certo posto, che li ho messi a caso come capitava, si abitua a creare delle associazioni fra libro e libro, anche se non hanno nulla a che fare l'uno con l'altro. Come se, per esempio, non so, un libro di storia della Seconda Guerra Mondiale, i racconti cinesi, la cospirazione dell'acquario, un libro di Reinisch. Prima erano sistemati in un altro ordine, adesso mi devo abituare a ritrovarli, a volte ricordandomi l'ordine nel quale li ho messi, più che il luogo, perché se no mi dovrei ricordare libro per libro dove li ho messi. Invece, associandoli a qualcosa, si ricordano meglio. Però stavano così da più di 7 anni, cioè stavano come prima, stavano da più di 7 anni. Adesso sono mesi che stanno così, anzi forse settimane. E quindi mi devo riorganizzare. Però c'avevo dei libri sull'economia. Ah, eccoli qua. Alvin Toffler, il cambio di potere verso il secolo decimo primo. Stiamo in un nuovo medioevo, no, verso il secolo XXI, di Paul Kennedy.
sembrano autori neoliberali, comunque uno può leggerli realizzando una lettura critica. Poi vi commenterò qualcosa di quegli autori, qualche lettura critica. Per il momento credo che mi sono spiaggiato molto. Allora, visto che, come il nostro amico Pietro Traversi o Trevisan, che saluto, ciao, e che non seguo più da qualche mese, commenta libri, io vi vorrei commentare dei libri, magari attraverso fotocopie, che parlano circa la modernità, circa la politica e l'economia moderna e la società moderna. Per il momento vi lascio, perché vengono sempre dei mega video quando chiacchiero e mi filmo con la filmatrice, e poi ho un problema a caricarli nel computer. Quindi non vorrei essere ridondante, farvi perdere tempo, e taglio qua, perché tanto ho detto tutto. Allora mi raccomando, non lasciate di seguirmi, grazie per farlo, condividete i miei video a tutti i vostri contatti, amici, e parenti, familiari, magari anche nemici, se gli volete fare una cattiveria, perché io sono disoccupato e vorrei che YouTube iniziasse a finanziarmi. E quindi mi raccomando, fate fra tutte e tutti voi che qualche mio video superi le 100.000 visioni. Vi ringrazio di seguirmi. Un ciao ciao e da presto a tutte e tutti voi. Spero di continuare a produrre almeno un video alla settimana per darvi la gioia e la soddisfazione che avete nel guardarmi e di parlare di varie cose. Se poi voi vorreste propormi dei temi, sono ben contento di accettarli. Di vedere se c'è qualche libro del quale vorreste che io vi parli, perché non tutto è gameplay e tutorial di giochi, bisogna anche leggere qualcosa ogni tanto. Comunque volevo fare dei tutorial dei giochi, ma per il momento mi riesce difficile, anche perché avevo scaricato una versione gratuita di Minecraft, poi ho dovuto reinizializzare il computer a fabbrica e l'ho persa. Beh, ciao, tanti saluti e grazie di seguirmi.